Amici Trebimeteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo oggi dall'immagine del satellite che ci mostra ampie zone di sereno ormai nelle regioni settentrionali. Non fatevi trarre in inganno da questa colorazione blu sull'arco alpino. Questa è la neve che troviamo già a terra. Ampie schiarite anche sul medio alto Tirreno. Invece stanno insistendo ancora un po' di nuvole sul medio Adriatico e al sud, con anche qualche acquazzone. E in effetti questo inizio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di una zona di bassa pressione tra il Mar Ionio e il Mare Egeo, bassa pressione che condiziona il tempo nel sud dell'Italia, mentre al centro-nord pressione atmosferica in aumento e quindi tempo in rapido miglioramento. Vediamo ora la situazione a livello europeo. Ritroviamo infatti quest'area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, diciamo porta maltempo al sud, però nel frattempo pressione atmosferica in aumento sul cuore dell'Europa e nelle nostre regioni centro-settentrionali. Vediamo anche dove prevediamo delle precipitazioni nei prossimi giorni. Tra martedì e mercoledì sarà l'estremo sud ad avere tempo ancora piuttosto variabile, in particolare temporali localmente anche forti saranno possibili sulle regioni ioniche, soprattutto tra la Calabria e la Sicilia. Per finire, un accenno anche a quanto accadrà invece verso la fine della settimana, quando nuove perturbazioni torneranno a interessare anche il centro-nord. Però apparentemente, dagli ultimi dati, sembra che si tratti in tutti i casi di perturbazioni molto veloci, con direzione nord-ovest-sud-est. In questi casi passano sì un po' di nuvole, ma le precipitazioni dovrebbero essere comunque molto contenute. Con questo è tutto, per i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.